ci siamo? Buonasera buonasera e benvenuti, vorrei chiamare Dori se ti puoi mettere lì per favore, grazie vorrei chiamare sul palco Paola Stroppiana e Stefano Minola Paola alla mia destra Stefano lì grazie, benvenuti, buonasera eh, oggi eh, parleremo del gioiello d'artista del collezionismo È la penultima dei nostri incontri al mese di marzo, il giorno 23 invece ci sarà un alle ore 18 un pomeriggio dedicato a Giorgio De Ferrari, architetto che ha modificato il design industriale e ha arredato parti delle città italiane. Sì, ho visto. E quindi alle ore 16. Poi purtroppo finiremo questo periodo di incontri perché inizieranno le aste, purtroppo meglio così perché il 3 e il 4 iniziano le aste, quindi il 3 la grafica e il 4 il design, quindi 3 e 4 aprile iniziamo con le aste. Poi eh, di nuovo a metà aprile penso che farò altri due incontri, oramai mi è piaciuto molto, quindi troveremo altri temi di cui parlare insieme. Quindi il 3 e il 4 le aste, siamo ovviamente in esposizione dal giorno 30, per la grafica e il design abbiamo il magazzino eh, a fianco, quindi ovviamente siete, vi aspettiamo. Eh, parliamo di oggi, oggi abbiamo deciso di dedicare questo incontro al gioiello d'artista. E abbiamo anche ospitato eh, i gioielli di Ada Minola perché sono così eh, calzanti rispetto a questa mostra eh, che è dal primo, dal primo di marzo e qui che ci accompagna. Tantissimi visitatori sono molto contenta, grazie alle persone che sono venute. Quindi chi di Ada Minola eh, poteva essere appunto. Es mh, chi meglio di lei, eh, per proprio parlare dell'informale a Torino e di questo momento storico. Vorrei che però ehm, Paola Stroppiana eh, ci facesse un escurso sul gioiello d'artista, che cos'è il gioiello d'artista, quando nasce, se è solo decorazione, e così iniziamo ad entrare in argomento. Poi ovviamente alla fine ci sarà un, uh, un momento dedicato al pubblico e alle domande. Buonasera a tutti, eh, ringrazio tutti i presenti e anche gli amici che so che ci seguono anche in streaming da remoto, che sono tanti questa sera. Eh, è molto se per me è sempre molto bello parlare di, di questo argomento perché eh, a mio avviso è un argomento che ancora merita di essere approfondito e di essere eh, letto nella giusta prospettiva. Eh, il gioiello d'artista non è il gioiello d'autore contemporaneo di ricerca è una particolare nicchia, una particolare eh, declinazione del, di quello che possiamo pensare del gioiello, eh, perché lo dobbiamo leggere come una declinazione della disciplina artistica di pittori e scultori che già dagli anni 30 del Novecento eh, si sono dedicati a ripensare all'ornamento. Con la creatività che gli era propria. E, eh, io ho scelto per iniziare questo racconto tre immagini eh, che certamente già ci portano a riconoscere: uno dei tre, di sicuro, perché l'occhio di Dalì non può sfuggire eh, a nessuno, l'occhio del tempo, questo di aver inserito un piccolo orologio in un occhio di brillanti. E, eh, poi di vicino ci sono invece due opere di due artisti italiani eh, di epoche eh, diverse, Cannilla e Mastroianni. E però tutti ci raccontano una storia che eh, ha veramente molte suggestioni e, e molte eh, particolarità da raccontare. Io mi accompagnerò con alcune immagini proprio per rivedere insieme. Questo cammino. Il primo eh, personaggio che certamente ha dato impulso a questo racconto è la figura eh, di Elsa Schiaparelli, che eh, mh, certamente italiana, trasferita in Francia, eh, grandissima couturier e stilista, è stata dedicata a una grande mostra quest'anno al Musée des Arts décoratifs di Parigi. Eh, chiede agli artisti di collaborare e la sua, eh, veramente la sua. Cifra distintiva erano i bottoni d'artista, per cui troviamo, oltre a questa bellissima collana che già era stata fatta su richiesta, che qui indossa anche in un'altra versione. Ma quello che volevo farvi vedere, che è veramente eh, straordinario, è questo bottone eh, di Giacometti eh, che lei riprende, sono queste figure a sirena che eh, adotta su questo tailleur del 1936, che oggi è conservato al Museo del Cinema di Berlino, perché appartenne a Marlene Dietrich. Quindi qui in un pezzo unico ci sono già eh, tante storie da raccontare, ma l'idea di questi macro bottoni, eh, pensiamo a Giacometti che all'epoca si era trasferito a Parigi con il fratello Diego, tra l'altro inaugurata proprio questa settimana una mostra, Uh, Dedicata dalla Fondazione Rovati a Milano su Diego Giacometti, e insieme anche per sbarcare il lunario uh, si dedicano a progetti, piccoli progetti di uh, decora oggetti decorativi in bronzo, in, in metallo. Che Diego, tra l'altro, uh, realizzava aiutando il fratello. Questi, in realtà, sono stati realizzati da François Hugo che si dedicherà a un grande orafo parigino, che come vedremo sarà poi uno degli promulgatori proprio pratici anche del gioiello d'artista, lo incontreremo anche più avanti. Quindi siamo sempre in, nella Francia del, degli anni 30. Questi sono pezzi tutti di Dalì. Da lì ha una storia particolare nel rapporto col Giuliello d'Artista. Eh, si trova a New York eh, negli anni 40, dove ci sono molti rifugiati a causa della seconda guerra mondiale, e eh, nel mh, grande hotel di, di New York eh, trova una, in una piccola stanza di un grande hotel un mh, profugo argentino che eh, però è un grande orafo. E si mette in collaborazione con lui, con i suoi disegni, per realizzare dei gioielli. E nascono questo cuore di miele, gli orecchini che sono la, la, chiar, chiaramente delle cornette del telefono, queste incredibili dita di cui non sono dipinti a smalto le unghie, ma sono dei rubini, micro rubini. Eh, sono tutti gioielli pezzi unici e questi pezzi, che sono una trentina circa, iniziano a circuitare subito dopo la guerra in Europa. Vengono esposti nel 54 a Milano, alla Triennale di Milano. Questo fatto eh, è stato determinante perché nel 54 a Milano ci sono i primi artisti eh, del dopoguerra, stanno già lavorando, ma insomma hanno una certa attenzione a queste novità, in particolare i fratelli Pomodoro che non sfuggono a questa ventata di poi estrosità. Torneranno anche nel linguaggio di Ada. Torneranno perché Ada era anche amica personale, tra l'altro, di, di Joe in particolare. E, e quindi nel 1957, l'edizione tri triennale successiva... Eh, succede anche un altro fatto da un punto di vista curatoriale abbastanza avanguardistico, perché vengono chiamati come curatori proprio Arnaldo e Gioia Pomodoro a curare la sezione dei metalli. Intelligentemente loro eh, coinvolgono artisti a loro contemporanei, tra cui Ada. E eh, immaginano di far realizzare non solo pezzi unici, ma di farsi appoggiare nella produzione anche dalle, dalle aziende di Valenza. Quindi è una prima visione assolutamente contemporanea del gioiello unico, ma anche del gioiello che si può produrre su una scala semi-industriale. Quindi hanno avuto già una visione precorritrice dei tempi, che sarà poi quella di Montebello di qualche anno dopo. Ma se torniamo ancora eh, all'epoca più degli anni 30 e 40 in Francia, eh, la Leonorfini è un altro episodio, esempio straordinario di eh, linguaggio di body ornaments, quindi queste corna che lei eh, poi indossa e sono assolutamente coerenti col suo personaggio, quindi l'artista non solo produce per poter eh, giungere a un nuovo mercato, ma è un'espressione della propria arte, della propria creatività, in questo caso addirittura autoreferenziale. Lei ha scritto un'autobiografia, è un saggio sull'importanza degli animali e sul fatto che se lei si identificasse con i gatti, che apprezzava moltissimo, quindi queste corna vanno lette nella sua biografia, non sono assolutamente gratuite. La, qui ho messo sempre un legame con la Schiaparelli perché la Leonor Fini è stata l'autrice della boccetta di profumo eh, che eh, era della, della casa di mode, ispirandosi al busto di Mae West, ma io ci leggo chiaramente, come è chiaro, eh, una ripresa di Jean Paul Gaultier negli anni Ottanta che riprende esattamente questa forma. Questo è un episodio invece eh, un po' a sé stante di gioiello d'artista perché Calder, eh, sono tre pezzi straordinari, modellava personalmente ogni sua scultura e quando negli anni 70 Giancarlo Montebello ebbe la fortuna di incontrarlo e di proporgli il multiplo d'artista, eh, lui disse che era una bellissima idea ma non avrebbe mai rinunciato al suo divertimento personale, che era quello... Quasi eh, maniacale, di, anche nei momenti liberi, di continuare a modellare i fili d'ottone, i fili di bronzo, eh, non fili, per forza fili d'oro. Questo poi ci introduce anche al tema del materiale, perché il, nel gioiello d'artista il materiale diventa uno strumento, per cui anche materiali non preziosi sono considerati. Alla stessa stregua dell'oro. Sì, perché quello che interessa è la classica, la, la creatività dell'oggetto, ovviamente. non Certamente l'oro è più facile da modellare, nelle fusioni è più eh, pratico per la sua proprietà, ma ehm, vedremo che molte volte, in questo caso, ci troviamo di fronte a quel incredibile ehm, decoro da ornamento da testa di Calder, quella figura più ampia, eh, che è in ottone, quindi è assolutamente materiale non prezioso. In questo caso invece ci troviamo di fronte al Picasso e il suo mondo. Eh, è molto divertente come Picasso si è avvicinato al gioiello. Eh, Pablo Picasso non aveva nessun tipo di remora nei confronti di nessun no, tipo di disciplina, era interessato alla ceramica, come sappiamo, a pittura, a scultura, a disegno, era curioso di tutto quello che anzi che non conosceva e eh, incomincia ad avvicinarsi al gioiello appoggiandosi al suo dentista, perché all'epoca era più facile per, eh, per fare le fusioni anche in piccoli eh, pezzi o piccoli quantitativi d'oro che il dentista avesse la possibilità di fare la fusione a cera persa, tra l'altro all'epoca si usava una metodologia Curiosa, che si chiama uh, Funambolica perché lo giravano velocemente a mano dentro a un contenitore. E, uh, a un certo punto però Picasso um, parlando con dei grandi critici dell'epoca uh, si lamenta dicendo che non può più uh, disturbare il suo dentista perché è oberato di lavoro e non lo aiuta più a realizzare i suoi ciondoli e quindi questi Douglas Cooper, che è un grandissimo critico d'arte che viveva in Provenza, eh, si ricorda di eh, François Hugo, che avevamo incontrato prima come eh, autore dei bottoni d'artista già per le grandi case di moda, e gli suggerisce di rivolgersi a lui. Picasso voleva una produzione di piatti di artista eh, per suo uso personale, non per mh, nessun tipo di commercializzazione. Quello che vediamo qui in argento è un portafrutta, da cui poi sono stati tratti successivamente questi ciondoli in oro, poi abbiamo una testa di fauno tratto da un suo disegno, ma sono pezzi che sono rimasti assolutamente episodici e eh, pubblicati in mostre importanti dopo la sua morte, perché assolutamente non era un uso eh, pubblico. In tutto sommato però sono stati in là, eh, per un grande amico di Picasso era Max Ernst, che vede questi piatti, se ne innamora e, e chiede a, a François Hugo di realizzare dei gioielli d'artista. Questo pesce splendido che vedete è un pendente di 30 cm di diametro, quindi veramente non è semplicemente un oggetto, tra l'altro non ha fatto altro eh, Ernst, ha fatto soltanto eh, questi grandi ciondoli che tra l'altro sono stati presentati nel personale che c'è stato adesso a Milano, a Palazzo Reale su Max Ernst, di cui io ho curato la parte Orafa e eh, sono anche qui da leggere nella sua personale biografia. Uh, se uno uh, si avvicina a Ernst, conosce le sue tecniche del frottage e questo pesce, per esempio, è assolutamente assimilabile ai suoi, ai suoi frottage. Anche il naso uh, con i fori, queste maschere uh, buffe e anche un po' inquietanti, sono da ricondurre alla sua esperienza. Con le popolazioni indiane dell'Arizona dove lui ha vissuto. Se si vedono queste maschere, queste bambole cacina di cui lui era grande collezionista, si leggono molto bene anche queste maschere. Quindi nuovamente eh, i gioielli non in funzione di una fruizione pubblica, ma quasi un gioco eh, personale dell'artista sulla propria creatività. Eh, cosa succede in Italia nello stesso periodo? Eh, dobbiamo al genio di un gioielliere eh, che tra l'altro era di origine torinese, Mario Masenza, eh, che ha questo mh, negozio eh, splendido in via del Corso a Roma, ma è anche un grande collezionista di arte della scuola romana del tempo che decide di coinvolgere gli artisti come Afro, Cannilla, Leoncillo, grandi nomi di Guttuso di, di quel momento per chiedergli dei disegni eh, per realizzare degli oggetti che fossero uncini, che dei gioielli che fossero pezzi unici. Si appoggia a dei grandi gioiellieri del Romani, perché non tutti, anzi direi proprio pochi, erano in grado di realizzare i gioielli. C'era qualcuno che aveva delle competenze più specifiche, i fratelli Basaldella ce l'avevano. Uncini ce l'aveva, ma eh, tutto sommato si appoggiavano anche a dei grandi ehm, artigiani, quindi c'è anche questa collaborazione tra autore, artista e artigiano. Eh, Masenza, però, si inventa proprio questo gioiello d'artista che in Italia nel 49 non c'era e fa una mostra che diventa ehm, paradigmatica perché al Milione di Milano, dove passava tutta l'avanguardia la, del momento, poi ho scoperto da delle ricerche mie personali che eh, per uh, un mese fu anche alla bussola a Torino certo. e poi eh, si concluse questo tour di questi 36 pezzi di oreficeria eh, di oggetti e di gioielli pezzi unici a, Milano, alla a Roma, alla Galleria dell'Obelisco. Quindi una forma di anche divulgazione del gioiello d'artista. E i luoghi, le gallerie. Per I le luoghi, gallerie. le gallerie. C'è da dire che um, ci fu una persona legata al mondo della cultura museale particolarmente illuminata, che fu Palma Bucarelli, che fu la prima e unica fino ad oggi a musealizzare il gioiello e a quindi a prevedere una vetrina che definì vetrina pilota, perché non ce n'erano altre in Italia, ma all'estero questa cultura invece era già più avanzata. E eh, purtroppo questa vetrina, eh, nonostante Sandra Pinto, la direttrice negli anni 90, l'avesse mantenuta, oggi non esiste più. Parliamo della della Gam della Nyam di Roma. E di Roma. E, eh, però è stato un tentativo assolutamente importante per, eh, perché anche oggi, di, mh, questo è un augurio che mi faccio come vedo all'estero, la musalizzazione del gioiello è quella che permette anche una codificazione del gioiello come opera d'arte e gli dà quella, anche quell'accettazione da parte del pubblico e del, che, che necessita, perché se lo vediamo esposto in un museo certamente lo vediamo con un altro occhio critico. Eh, questa è un preso da epoca del 1950 dove, pri come primo, eh, prima volta si incomincia a parlare del gioiello d'autore, in cui il brano, del, tra l'altro, divertente, dice che la donna aggiornata è la donna che sceglie il gioiello d'artista. Questa è la spilla che vedete eh, che avevamo scelto anche per iniziare, eh, indossata da Brit che indossa anche dei gioielli di Capogrossi, ne indossa diversi. Ma ehm, è una spilla che fa parte, faceva parte della collezione personale di Elizabeth Taylor, e quindi c'è anche da fare il discorso che Masenza intercetta un pubblico anche eh, importante. C'era Cinecittà negli anni 50-60, c'era gli americani che volevano il pezzo unico, quindi rispondeva anche a una certa esigenza di mercato, che desiderava questi pezzi straordinari. Questi sono pezzi di afro. De Chirico che eh, traduce anche la pittura. È più facile tradurre la scultura in gioiello, ma ci sono anche degli episodi eh, molto felici della pittura. Abbiamo Nino Franchina, che eh, mh, sono dei pezzi straordinari perché utilizza la, fi la fiamma ossidrica sia sull'oro che sul ferro e in questo caso lui considerava la stessa stregua i materiali, li assicurava per la stessa cifra addirittura, Quindi, perché per lui era il gesto artistico, non era il materiale. Faccio qui c'è l'unica foto che siamo riusciti a trovare della vetrina pilota della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, qui lei indossa un anello di Mastroianni, questo bellissimo ehm, pendente di Mastroianni realizzato da Diderico Gherardi, che è una figura di orafo estremamente importante romana, anche per riconoscere l'apporto di questi orafi. Questa è una foto bellissima di Lucio Fontana a Milano, perché da Roma ci spostiamo a Milano e eh, è molto divertente l'episodio che ricorda Arnaldo Pomodoro. Eh, Fontana frequentava, era amico dei fratelli Pomodoro e osservava i due fratelli che eh, lavoravano con, la, con i gioielli e lui andava in giro sempre con un chiodo in tasca e eh, bucava la lamina d'oro ma quasi mai era soddisfatto perché diceva eh, ma sembra un, una, per grattare il formaggio, una grattugia rifondete l'oro, non mi piace, eh, non mi piace. E perché il foro, effetti, sul metallo ha un effetto diverso c'è Getullio Alviani negli anni 70 che eh, realizza con la Germana Maruccelli questi incredibili oggetti che intercettano invece quello che è il gusto della moda degli anni 70. Questa splendida maschera di Pietro Consagra eh, indossata da Benedetta Barzini eh, è apparsa su Vogue 1970. Tra l'altro... Eh, annuncio qui che il, il 4 di aprile alla Galleria Babs di Milano inaugureremo una mostra dedicata proprio a Giancarlo Montebello e, e ci ben saranno mancato. esposti questi, questi pezzi no, eh. straordinari che sono anche abbastanza difficili da, da vedere. Questa è un'altra maschera di Man Ray, quindi come vedete per esempio tutta la corrente dell'arte surrealista è quella che più si presta anche all'interpretazione del gioiello d'artista quando è da indossare. Leonor Fini, Max Ernst, eh, Man Ray, in questo caso questa maschera eh, Opti-Topic, eh, qui vedete indossata da Juliette, e la storia è molto divertente sì, perché, una funzione, perché era nato come occhiali da macchina sportiva, quella che è forata, che non fanno entrare... I moscerini, ma nel momento in cui la realizzano in oro, e lei la indossa nella prima foto, eh, le stanghette si rompono perché non reggono il peso dell'oro, quindi c'erano problematiche anche tecniche. A quel punto è l'idea di Giancarlo di fare un invito per il naso e trasformare questi occhiali in una maschera, una maschera veneziana, legata con due cordini eh, di cuoio. Quindi, da questo oggetto che era surrealista, dadaista, si chiamava Sale Pepe. Vi viene questa, questa maschera. Questa è appunto la, la, la straordinaria avventura di Giancarlo Montebello, che qui vedete un bracciale di, di fontana. Eh, che ha quest'idea, eh, dobbiamo immaginarci che non era più la Roma degli anni 50, era la Milano degli anni 70, di contestazione politica, di cambiamenti radicali nella società, dove andare in giro con un brillocco importante era visto come provocazione. Tant'è vero che Uncini si inventa anche la collana con le po sue porte, che si apre e si chiude a, se tu hai bisogno. Ma eh, l'idea di Montebello, che ha 25 anni, eh, ha l'idea di avvicinare il grande pubblico al gioiello d'artista pensando a delle edizioni multiple. Eh, Un'edizione che doveva essere limitata e che eh, realizza eh, con grandi nomi che aderiscono a, a questa iniziativa, appunto Fontana, Marrei, Fratelli Pomodoro. Eh, molti americani, eh, Nicki De la Meret Oppenheim e Sozas. Eh, e Ozzas, e eh, la grande idea divulgativa è stata quella di pensare anche a un supporto di immagini. Trova questa collaborazione fortunata con Ugo Mulas che lo aiuta e con, perché loro a 25 anni non si potevano permettere le fotografie di Ugo Mulas che all'epoca era già molto famoso. Lui li, li accoglie, gli aiuta, gli sostiene in questo progetto, gli regala la propria collaborazione e eh, vengono fuori queste foto che sono diventate iconiche e sono ancora molto pubblicate, molto conosciute. E ehm, l'idea di realizzare un catalogo a schede mobili, come se fosse uno schedario, è geniale perché consente anche di ehm, divulgare le opere, ma se se ne aggiungeva una, se ne toglieva una, veniva mandata in America soltanto la scheda corrispondente. Ancora due gioielli di Ettore Sozzas, creati però in collaborazione con Cleto Munari, che abbiamo avuto ospite sì. proprio qui. Che negli anni Ottanta eh, come editore chiede agli architetti di realizzare dei gioielli d'artista. Quindi anche l'architettura eh, può declinarsi sul gioiello. Quindi in Italia eh, diciamo che da Masenza, a Montebello, a Munari abbiamo avuto la fortuna di avere delle persone che non sono solo stati creatori ma Editori in questo caso ed è una figura eh, molto particolare perché richiede anche una regia di interpretazione. Montebello raccontava sempre che è eh, la sua definizione di mh, maestro d'orchestra, perché doveva in qualche modo cioè. farsi da ehm, anche interprete e quasi psicologo del, di certi artisti per poi tradurli in opera d'arte. Arriviamo ancora agli ultimi, non è finito con, con i giorni nostri il gioiello d'artista, anzi ci sono ancora delle eh, galleristi che eh, in qualche modo eh, convincono, eh, coinvolgono gli artisti contemporanei, in questo caso abbiamo Giulio Paolini e, e Castellani che... Eh, hanno realizzato queste magnifiche eh, collane con eh, Elisabetta Cipriani a Londra e eh, in particolare mi piace osservare eh, la ripresa del, di quella che è la classica eh, testa romana, greco, greco-romana di Paolini, perché in questo caso eh, l'opera d'arte è rivolta verso chi indossa il gioiello e quindi verso chi, chi lo porta. E poi abbiamo ancora ehm, Cunellis, le labbra, eh, un anello fantastico, un bracciale di Ai Weiwei, che è il suo famoso tondino, che in realtà ricorda i tondini delle eh, scuole che sono crollate. Era un'opera di denuncia questa perché ricordava eh, proprio le opere in Cina costruite e, e crollate al primo terremoto, quindi era un atto di accusa politica piuttosto forte, ma lui l'ha tradotta anche in un bracciale d'oro. E poi Penone, eh, riconoscibile assolutamente nella sua cifra stilistica, con un'opera assolutamente poetica. E a questo punto io lascio la parola perché oggi ci troviamo con questa splendida mostra, ma abbiamo la fortuna di avere anche un racconto molto bello su una, una figura anche di donna che ha affrontato il gioiello d'artista in un modo assolutamente personale. E originale, sicuramente. Adaminola fu una figura poliedrica ed estremamente interessante nella Torino eh, post bellica anni 40 e 50 e a seguire e eh, fu fondamentale anche per la diffusione e, eh, della cultura fondamentalmente legata all'arte astratta eh, in Piemonte e non solo. Eh, in particolar modo fondamentale fu il suo incontro, la sua amicizia con Michel Tapie e ehm, che la scelse tra l'altro come eh, direttrice dell'ICAR, del come diventa gallerista, come nasce questa amicizia poi anche con, con Tapie? Buonasera a tutti. Stefano Minola, Stefano Milola, scusate, <ride> non l'ho presentato. Stefano Minola è il nipote appunto di, di Ada Minola con cui avremo questa conversazione proprio incentrata. Sì, no, sulla, mi, fa, sulla mi fa molto nonna. piacere essere qua questa sera perché parlo, insomma, parlo della nonna, e è sempre emozionante. Eh, allora, nel biennio 50-60, ehm, grazie al suo caro amico Franco Assetto, mia nonna conosce Michel Tapie de Sellerin, sì. che era venuto a vivere, eh, si era trasferito a Torino un po' perché amava questa città che assomigliava a Parigi mm -hmm. e poi soprattutto perché qua aveva intenzione di sviluppare un po' il suo pensiero, scrivere dei libri e organizzare delle mostre. Tant'è vero che fece quelle tre mostre molto importanti, qui siamo nell'informale che furono Arte Nuova al Circolo degli Artisti, L'incontro di Torino alla promotrice e Struttura Stile alla, alla Galleria d'arte moderna. E furono delle mostre molto importanti per far conoscere eh, l'arte informale, Art Outre, come, come venne definita, agli italiani. Eh, venne, cioè, fece conoscere anche tutte le opere degli esponenti americani, che insomma erano Pollock, Franz Klein, la Frankenstein e soprattutto introdusse qua il gruppo Gutai. Mm -hmm. eh, lui viaggiava moltissimo e grazie alle sue conoscenze in Giappone si appassionò di questo gruppo e lo portò alla conoscenza qui eh, in Italia. Nel 1960 eh, con Moretti e eh, Assetto fo fonda proprio l'International Center of Aesthetic Research chiamato Santro o Icar, e ehm, ovviamente eh, Michel Tapia era un uomo che viaggiava moltissimo, era sempre in giro per, per il mondo, e quindi chiesa Ada, erano ormai amici da anni, chiesa Ada di eh, occuparsi del Santro mentre lui non c'era, e quindi di eh, essere animatrice culturale di, de, del Santro, e lei organizzò insieme anche a Michelle e tutte le altre persone che gravitavano, mostre, audizioni di musica, eh, conferenze, eventi, proiezioni, era sicuramente un ambiente veramente stimolante Vitale. e lei, eh, grazie a lui, eh, ebbe la possibilità di conoscere i più grandi critici d'arte mondiali, direttori di musei, artisti e partecipare soprattutto alla vita artistica più stimolante che c'era in quel periodo, soprattutto in una città come Torino. Quindi una formazione diretta, a contatto con gli artisti, con gli studiosi anche del tempo, e eh, messa poi in pratica dalla sua attività poi anche di, di galleria. Assolutamente, tant'è vero a, che a lei... 360 ⁇ insomma. Lei era insomma figlia di eh, Orafo, uh -huh. eh, nasce a Gallarate e eh, in villeggiatura sul lago Maggiore. Eh, conosce mio nonno Cesare, ehm, lui a Vedasco, lei a Gignese. Si innamorano molto giovani, si sposano e vengono a vivere qua a Torino. Ehm, avevano una vita culturale, devo dire, molto intensa, anche un po' fuori, fuori dalla norma Schemismo. per il periodo. Anche chi, chi conobbe, chi frequentava? ma no. allora, Sicuramente per la sua formazione fu molto importante, per esempio, Carlo Mollino, che era amico della famiglia Minola. E lei conobbe e insomma nacque una grande amicizia. Eh, sicuramente lei ha sempre riconosciuto a Carlo Mollino un grande apporto per la sua crescita culturale e soprattutto affinare il suo senso estetico. Tant è va tanto è vero che verso la fine degli anni della guerra lei commissionò proprio gli arredi di casa eh, a Carlo Mollino. Che se andiamo a vedere era qualcosa di estremamente innovativo, visto che comunque in quel periodo insomma, le case si arredavano con tutt'altro stile. Certo. Eh, lei però eh, iniziò diciamo, la sua carriera artistica, perché era comunque un artista, con la pittura. Eh, sì. Aveva un maestro Caglierno, col quale faceva lezioni di pittura nella mansarda eh, di via perrone 4 al piano superiore e, mm, e quindi continuò sempre a dipingere oltre all'attività all di eh, creatrice di gioielli quando poi conobbe mio padre mi racconta che qua in sala eh, mi racconta che eh, f, ehm, per lei fu molto importante l'incontro con tapies mm -hmm. lei amava molto tapies qua c'è un quadro molto bello suo in esposizione e per lei fu um, diciamo un'ispirazione fondamentale come anche dopo Hans eh, Hoffman per esempio perché eh, Paola molto, molto brava ha trovato degli esempi dove lei lavorando sulla pittura cominciò anche a inserire degli elementi eh, materici che richiamavano il gioiello comunque detto questo nel decennio tra il 45 e il 55, diciamo, passa dal cavalletto al crogiolo. Proprio perché forse, ma Paola è stata molto brava insomma a fare. Ecco, questi sono i, i quadri eh, dove ha inserito anche degli elementi che richiamano poi i suoi, i suoi gioielli. Um, Diciamo che poi questa, questo avvicinamento all'arte orafa non nasce dal nulla in sostanza, lei aveva una tradizione paterna, no? quindi lei... si ispira, se vogliamo, impara i rudimenti dal, dal padre e poi se ne appropria e lì eh, inizierà proprio la sua carriera come, come orafa, come produttrice e creatrice di, eh, di gioielli. Ehm, quali erano, qual era il suo modus operandi? Come lavorava? Disegnava? Partiva dal, dalla materia? Ehm, come lavorava sostanzialmente? Allora, proprio per rifarmi a quello che, che stavi dicendo tu prima, lei fin da piccola nel laboratorio di oreficeria del padre eh, insomma, raccontava che la, la prima esperienza fu di trovare un cartoccio con delle schegge di, di pietre preziose, era molto piccola. E sciolse della ceralacca incastonò queste pietre Questo nella ceralacca cera e si fece degli orecchini quindi diciamo che l'imprinting è, è stato da subito ehm, poi sicuramente deve aver avuto un, una grande influenza quel passaggio eh, della mostra eh, dei gioielli di Masenza eh, qua alla bussola di Carluccio che era molto amico di, di, di mia nonna e probabilmente, insomma, fu anche un po' illuminante vedere che il gioiello che lei, insomma, amava effettivamente si stava trasformando in un elemento di arte contemporanea. Forse, no Paola, Afro fu quello che la colpì maggiormente, infatti sì. ebbe poi degli scambi. Abbiamo trovato tra le sue lettere uno scambio con, con Afro, quindi senz'altro lei era attenta a questo tipo di linguaggio e è stata pronta a cogliere la novità, eh, era pittrice, quindi questo gusto lo aveva, questa attenzione verso la pittura, certamente verso quello che era l'informale, eh, era tra i suoi gusti, ma lo scatto deve essere avvenuto proprio eh, quando è stata pronta ad osservare queste novità e a tradurle in una capacità manuale che le era naturale. Perché esatto. poi vedremo che nella sua pratica eh, si è avvicinata molto a quella che è vera e propria scultura. Stasera eh, vi invito poi a osservare i gioielli che sono anche a causa del fatto che sono fusione cera persa e quindi sono modellate a mano: sono sovradimensionati. C'è un anello che arriva a 11 centimetri: non è eh, banale considerare le dimensioni in questo caso. E naturalmente si trasformano anche in piccole sculture da tavolo, quindi eh, questo lo vedremo meglio poi nella mostra, ma eh, gli episodi eh, fluttuano facilmente da quello che è passata serenamente dalla pittura all'inserimento di pezzi tridimensionali alla tridimensionalità del gioiello, su cui però l'elemento cromatico non è mai mancato, questo bisogna esatto, anche aggiungere. Esatto, esatto. Quindi diciamo che eh, il gioiello per Ada non era semplicemente un, un monile per signore, no? Non era semplicemente un ornamento, ma diventa una vera e propria scultura, anche grazie alla tecnica della, della cera persa che, sì, che utilizza. Sì, perché lei eh, ci sono alcuni disegni mm -hmm. dei primi gioielli, perché sicuramente li ha studiati li e li ha progettati, però poi eh, successivamente con la tecnica della cera persa eh, lei ha sempre lavorato in maniera molto, molto istintiva, no? eh, aveva questi foglietti di, di cera mh, mm -hmm. sottilissimi che leggermente scaldati, molto malleabili, lei cominciava a lavorare e quindi creava queste forme con delle pieghe, con delle e plissettature e con delle, e con delle anse, ehm, poi li, li, li trattava e li, li fondeva con la tecnica, cioè con, con, con degli stampi, quindi eh, si prendeva questo oggetto in cera, si univano dei bastoncini che poi diventavano dei getti, dei getti. No? fondamentalmente erano poi i canali di uscita e di entrata del, della, del metallo prezioso veniva fatto lo stampo in gesso, successivamente scaldato la cera defluiva e poi col crogiolo scaldato il metallo prezioso, inserito in una piccola ansetta che si ricavava sulla, sulla parte alta del, dello stampo, con il metodo, come raccontava lei inizialmente, della fionda che mio padre ricorda aver fatto con, insomma, nella, nella soffitta le prime volte con mia nonna a rischio di dar fuoco alla casa. Successivamente poi lo, lo diede a dei, insomma, dei laboratori degli artigiani che con la centrifuga okay. si occupavano loro di fare quello. Usciva questo oggetto che era eh, ancora da lavorare, sì, e lucidare, mi ricordo, io ero piccolino. Insomma, eh, mi aveva fatto vedere come com operava. Lei aveva questo banco con tante lime, delle spazzole, del, delle, delle cose particolari. E a quel punto decideva cosa tenere lucido, cosa opacizzare, cosa satinare. Come, come satinare, <ride> e soprattutto faceva l'intervento dell'inserimento di, di, di queste pietre preziose, a volte preziose e a volte no. Un po' come ne parlavamo prima con Paola, sicuramente eh, all'inizio era un po' una necessità, perché insomma, alla fine della guerra, non reperire tutte le pietre preziose. A me piace pensare anche che però eh, il, suo, il, il suo insegnamento. È sempre stato quello di circondarsi delle cose belle, delle cose che piacciono indipendentemente dal valore. E quindi lei, con queste pietre anche minori, che potevano essere turchesi, quarzi, onici sì. e coralli, trovava. Intanto sceglieva la parte cromatica, esattamente come un quadro, sì. e poi aveva la possibilità di utilizzare delle dimensioni superiori. No? Che andava insomma, a incast non incastonare, a incastrare in queste anse. Qualcuno la definita un po', insomma, un una sorta, un, un, nido, un nido, ma un po' un, una, fo una forma di amplesso tra le materie, ecco, questa, questa cosa proprio... Quindi, no, di fatto lei era un'artista, un ecco, sì. lavorava, lo lavorava esattamente come una era scultura. Un infatti, Poi, è. ovviamente, eh, l'oggetto finale aveva la sua componente di ornamento per certo. signora, però era un'espressione un artistica, artistica, assolutamente. Eh, dicevamo però non soltanto gioielli ma anche oggetti e secondo me è importante anche parlare di come l'oggetto per Ada aveva una funzionalità eh, estetica anche nel quotidiano. No? Mi dicevi partendo anche dalla ciotola che abbiamo proprio sì. in esposizione che, e che, o anche dal piatto che vediamo alle nostre spalle c'era l'idea di, di contornarsi di oggetti di qualità, di oggetti belli per un uso. sì, pratico. lei fece tutta una serie di sottopiatti d'argento per, eh, per apparecchiare la tavola, ornò delle, delle posate, mm. questi, questi piattini che poi erano dei contenitori da tenere in casa per appoggiare gli oggetti di uso comune. Comunque faceva tante cose proprio da, da vivere, no? mm. lei amava eh, vivere queste sue creazioni, anche gli anelli. Era una donna minuta, eh, insomma, con, non, non con delle mani grandi, però... Portava questi anelli grandi e ne aveva sempre tantissimi, con, con, con disinvoltura, ma erano la sua cifra stilistica. Erano lei? Erano lei e, e lei li, li teneva e, ed era riconoscibile per quello, però senza mai risultare assolutamente volgare, perché erano, erano proprio la sua vita. E proprio siccome il gioiello è l'espressione di lei ed erano lei, ehm, li commerciava? Cioè creava per se stessa oppure per un pubblico e quindi pensava a un'idea di commercio del gioiello e quindi alla sua fruibilità, alla sua vendibilità? Eh, C'era un'idea di commercio in sostanza legata alla sua, alla allora, sua produzione? Entrambe le cose, però mm. non era proprio una, una ricerca del commercio. Poi per carità, eh, se, se, se gli richiede... Il concetto era che glieli chiedevano, mm -hmm. glieli commissionavano come delle opere d'arte, quindi dei collezionisti. E a quel punto era contenta di farli entrare esattamente come un'opera d'arte nel, nelle, nelle collezioni. collezioni. Eh, Michel Tapie in quello fu fondamentale sì. perché viaggiando tanto mia si fece realizzare da mia nonna un cofanetto nel quale c'erano nove o dieci anelli particolarissimi, poi purtroppo è andato perso e lui chiamava Musea Poche, mm -hmm. quindi il suo piccolo museo tascabile girando per il mondo lo fece vedere a, a, tutti. a tutti, a tutti i più grandi artisti, collezionisti. e collezionisti e ovviamente li chiesero, quindi noi abbiamo, abbiamo i suoi gioielli nella collezione di Martha Jackson e Marilyn Fishback a New York eh, il maestro Ekebana è artista, Sofute Shigara di Tokyo la collezionò a Milano, la famiglia De Angeli Frua fu tra chi, 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 chi decise di, di acquistarli. E poi tanti amici artisti e collezionisti illuminati, nonché una serie di amiche certo. che avevano piacere di indossare di un, un, un suo gioiello. Quindi abbiamo scoperto dopo la mostra che ci sono delle persone che non sapevano che di avere un gioiello di, di, di Arminola. Più o meno quanti eh, gioielli ha creato dalle vostre ricerche? Ma allora Sì. Abbiamo recuperato sì, ma diciamo una produzione sui 200 gioielli, ecco, non è una grandissima, una grandissima produzione. E ha prodotto fino alla fine? Cioè fino alla fine si è dedicata al gioiello, è stata una sua un suo linguaggio. Artistico. Ma le mancata nel 93, però io, insomma, agli anni 80 no chiedo, chiedo a mio papà sì penso chiedo in regia fino agli anni 80 ecco poi dopo magari per sopraggiunti limiti d'età un po' smesso ecco ecco abbiamo ancora delle cere da, da fondere già pronte sì sì no Sì, è nata dal, dal nostro incontro chiacchierando proprio su Suada, sulla necessità anche di riordinare eh, in modo critico la sua produzione, e eh, grazie alla collaborazione con, con Gio Minola, con il figlio, col nipote, con tutta la famiglia che mi ha aiutato in questa ricerca è, è emersa che la storia era eh, molto bella da raccontare. da tanti punti di vista, proprio per il suo ruolo di gallerista, il suo ruolo eh, di donna intellettuale di amica degli artisti una figura, artista lei stessa una figura assolutamente originale per il suo tempo e, mh, in qualche modo precorritrice di tem del tempo e eh, ho proposto questo progetto al Museo Civico d'Arte Antica perché è il nostro museo. su questo vorrei fare un piccolo inciso perché io mi ricordo perfettamente <ride> Eh, io e mia sorella eh, avevamo quest'idea di mettere ordine, ma soprattutto farlo per i nostri figli. Io e mia sorella, due, due, due femmine, quindi le mie nipotine, io due maschietti abbiamo detto ma senti, bisogna comunque fare in modo che loro possano avere una traccia, perché sennò poi le cose si, si perdono. Allora ne ho parlato con Paola, lei in maniera entusiasta, un giorno mi chiama tutta la felata e <ride> mi ha detto l'allora direttrice... Insomma, praticamente l'ha seguita da Piazza San Carlo, la pedinata fino sotto il Museo d'Arte Civica e si è fatta strappare un sì per fare la mostra. Beh, Devo dire, Paola è stata capace. No, raccontarlo allora. eh, era una cosa, <ride> ma vedere le immagini di gioielli è stata eh sì. un'altra. E quindi anche la dottoressa Pagella, che oggi dirige i Musei Reali, quando vide questi esemplari unici. Eh, riconobbe che erano eh, originali e veramente mai visti, quindi erano anche una produzione inedita da mh, rileggere e che il Museo Civico d'Artica era anche il luogo corretto per, per esporli. In più, il eh, fatto che lei fosse così inserita nell'ambiente artistico ha consentito di proporre una mostra che proponeva confronti con eh, gli artisti che lei aveva conosciuto. Quindi in addirittura abbiamo esposto il tavolo di Mollino perché aveva dei punti di contatto stilistici. Ma c'erano pezzi di Mastroianni, che era suo amico personale, di Pomodoro, di Fontana, perché eh, Fontana, proprio in quel periodo tra l'altro, eh, frequentava l'ICAR. Quindi è stata una mostra che ha avuto molto successo: ma perché eh, apriva di nuovo una, uno, sp uno spiraglio, una finestra su un periodo storico importante per Torino come oggi. Vediamo questa mostra dell'informale, quindi eh, diciamo che c'erano anche molte persone che ricordavano l'esperienza dell'Icar, di cui non si parlava più da anni. Eh, adesso qui in sala abbiamo Paola Gribaudo e quindi anche tutta l'esperienza di Ezio Gribaudo come editore, di cui si parlerà fra poco. E quindi era tutta un'epoca eh, di... Eh, intellettuali, di ehm, artisti, di rinascita culturale per Torino che eh, andava in qualche modo riscoperta. Eh, appunto io qui avevo anche selezionato, qui c'è proprio il suo fornetto e gli attrezzi eh, del mestiere, ma questa è l'immagine della, della mostra a Palazzo Madama nel 2016 eh, che è anche stata... Eh, devo dire, ben allestita e eh, in questa che, era la, che è la sala dei tessuti con eh, le, le mh, bellissime vetrate di fontana, di fontana Arte e al centro c'è proprio il tavolo di Mollino e eh, dall'altra parte, qui non sono fotografate, ma eh, c'erano anche degli oggetti personali, anche dei vestiti su cui abbiamo appuntato eh, delle spille eh, anche per restituire eh, la sua personalità, perché era una, come ha raccontato, era eh, di proporzioni minute ma assolutamente disinvolta nell'indossare oggetti anche di grandi dimensioni. Eh, C'è una foto in cui indossa un grandissimo anello di fattura quasi barbarica che in realtà sono pezzi di vetro. Che trovo un gesto quasi eversivo per essere negli anni 50 eh, proporre eh, già il uh, bigiotteria di altissimo livello, dove non è importante la materia tanto quanto la creatività. Qui i piatti, tutto quello che è il servizio anche da. Uh, toilette o da um, oggetti di arredamento sono anche ispirati dal fatto che lei era una grande amante del liberty una, un amore che condivideva con carlo mollino e quindi questo gusto degli oggetti di casa è, eh, deriva mh, necessariamente dal no, primo novecento e da questa necessità di essere come dicevi circondato anche da oggetti eh, belli e poi ci sono questi, questi pezzi in cui si vede tutta questa matericità molto tormentata, molto vissuta. Ecco, qui avevo paragonato l'aspetto la, fiammeggiante di questo anello con una ceramica di fontana. Qui c'era invece il confronto tra quello che è il geometrismo più degli anni 70 con quello che è il geometrismo... Di Mastroianni. Come vedete, se non ci fosse la proporzione, sono opere che hanno una magnifica volumetria che gli consente di immaginarli, sia nel piccolo come nel grande. Questi sono invece eh, dei gioielli che ricordano più il gusto eh, liberty, ma anche un po' orientaleggiante. Questi sono anche un bel modo per ricordare che i grandi piatti d'argento, quelli più grandi, eh, aveva bisogno di artigiani che l'aiutassero, e in particolare era uno che faceva le carlinghe d'aereo a, uh, a Caselle. Quindi non aveva remore a utilizzare gli artigiani che più si confacevano alla bisogna. Questi sono degli splendidi eh, anelli di grandi dimensioni con queste pietre. Vorrei far notare come nel gusto, anche un po' Liberty, c'è tantissimo gusto per la simmetria. Per cui, questo è un altro. E questa cosa che arrivasse anche lei dalla pittura torna, torna spesso. Sì. E, e poi, ancora questi pezzi di estrema eleganza, eh, anche qui asimmetrici, dove si riconosce di nuovo la sua mano eh, così originale e anche così personale. Sono facilmente identificabili, e questo credo sia sempre un grande vantaggio per un artista. Eh, ci tenevo a um, far sì che Stefano leggesse una bellissima descrizione di chi fosse stata, di chi sia stata Ada ehm, par a partire da un, da un giornale. Da un'intervista gi un sì, un, un un di fatta. un giornalista che andò a trovarla nel suo studio di, di Via Grassi e ne percepì insomma un po' quello che era lo spirito. Poi si potrebbero dire tantissime cose ancora, ma insomma queste è molto più lungo l'articolo, ma prime, questa prima parte la descrivono abbastanza bene. Un attimo. Entrare nella sua casa o nel suo studio, per chi ama l'arte, era una sensazione fortissima. Di colpo, aperta la porta, ci si trovava bombardati da emozioni violente, espresse sulle tele, impresse nella materia scolpita, imposte alla forma creata da volontà decise a superare i loro stessi limiti, che scavano dentro fino a far zampillare la verità restituiscono le emozioni del pianto della gioia, delle urla, della vita non si è più in un appartamento privato ci si ritrova muti a dialogare emotivamente con quelle presenze spirituali ammirati e riconoscenti verso chi ha saputo creare quei doni di intelligenza ribelle e risoluta e verso di lei che li ospita con rispetto Adaminola è una donna straordinaria interessante, ricca di fascino e vita lei dice io ho vissuto due, tre volte e ognuna delle mie esperienze è stata un sogno meraviglioso ho incontrato uomini di cultura eccezionali che mi hanno arricchita spiritualmente, permettendomi di avere esperienze stupende, rare ed affascinanti sotto tutti gli aspetti. Non dice che per conoscere uomini simili occorre avere qualcosa che li attiri e li trattenga. Direi proprio di sì. E lei lo aveva. Esatto. Grazie, Doriana Sepile, vorrei diciamo. chiamare sul palco Paolo Agribaudo. E vorrei. grazie. Grazie, la mostra è aperta fino al 20 di marzo, il 20 chiudiamo. Prego Paola. Allora, Paola Gribaudo. E mm, un po' in chiusura di mostra perché ci, piaceva, ci faceva piacere fare il punto, ecco, tutta in rosa, con i, ecco, intonata, assolutamente intonata. Allora, ah, sì. era, era giusto uh, fare a chiusura della mostra anche un, uh, il punto con Paola perché il padre Ezio Gribaudo è stato l'editore di tutto questo momento. E' I cataloghi che potete vedere sono dei cataloghi bellissimi, sono stati fatti dei quaderni e da lì è partito tutto un, un momento di editoria. Paola, prego. Bene, innanzitutto buonasera a tutti e grazie a Vanessa per l'invito. Last but not least perché dovevo parlare in effetti il primo giorno, ma per colpa mia che non ho potuto, non, non eh, parlo ora. E, anche in omaggio a Paola e a questa bella, bella conversazione anche devo dire mi è piaciuto molto il ricordo della, della nonna fatto dal nipote perché ho sempre sentito parlare di tua nonna da mio padre però insomma trovo molto bello che ci siano anche questi ricordi familiari e, quindi dicevo, in omaggio vostro oggi volevo mettermi dico per ordine alfabetico ehm, gli orecchini di assetto il gioiello di Ghiotti, l'anello di Ghiotti e una spilla di Scanavino. Solo che, non sempre per i miei ritardi, non sono riuscita a passare da casa. Comunque, insomma, la prossima volta in tuo, in tuo omaggio. Mi ha fatto molto piacere vedere le foto di tanti gioielli d'artista che abbiamo pubblicato insieme anche in un bel catalogo che abbiamo fatto per una tua mostra a Urbino. E quindi ti faccio i complimenti perché sei sempre molto brava a fare queste, queste presentazioni sui gioielli. Tornando a noi e tornando all'editoria. Certo, in quegli anni mio padre è stato protagonista perché aveva conosciuto appunto Michel Pie grazie ad Assetto eh, devo dire, Assetto è stato un po' il... Assetto è stato veramente un po' il mm. catalizzatore di quel momento vedo che appunto anche la nonna, tutti hanno conosciuto eh, Tapie grazie ad Assetto Assetto conobbe Tapie credo a Parigi e, e poi appunto lo portò a Torino e in quegli anni Torino era proprio un centro veramente internazionale era un ponte fra l'Italia il Giappone e gli Stati e gli Uniti, Stati Uniti ecco. esattamente e, mh, e quindi mio padre si trovò in quel momento um, a Impostare con eh, Contapié, che conobbe appunto da assetto, eh, una serie di collane, eh, che, eh, di, collane di libri sul, sull'arte informale di, di quegli anni. Eh, io ho sempre sentito parlare in realtà di Michel Tapier de Celeron, questo personaggio eh, che viene discendente della famiglia di Toulouse-Lautrec che girava con il monocolo. Non c'era nessuno a Torino che girasse con il monocolo, forse solo Lucio Ridenti, che era un famoso attore. E, e appunto con, con Michel Tapie mio padre va a Parigi e a Parigi lui di, dirigeva una galleria che si chiama Galleria Stadler e inizia a fargli vedere delle fotografie di opere e dice, ma facciamo, mio padre suggerì, facciamo un libro di tutto ciò e nasce Morphologie Autre. Morfologie Autre non so se tu ce l'hai qui in, in esposizione. È un, è un libro dove i testi, dunque innanzitutto il logo del, della collana di, eh, che, che appunto creò mio padre è stato fatto da Domoto infatti prima nel, in una delle, delle immagini che avete in cui Ada è davanti esatto, che avete mostrato forse una delle prime si vede proprio il logo di Domoto che era un logo grafico bellissimo in, prima. eccolo, eccolo lì, ecco lì quello lì è il logo che poi è stato utilizzato per eh, per tutte le, le monografie. Quindi Mdomoto disegna il logo e iniziano questa, questa collaborazione, ehm, per cui i testi erano scritti da Tapie e eh, non erano molto lunghi infatti se voi aprite il libro vedrete che <ride> il testo caratteri. è fatto esatto eh, a caratteri molto grandi e, mh, e questo era un po' anche un escamotage appunto per riempire però con grandi spazi graficamente devo dire ancora adesso io che mi occupo di fare libri eh, sono sempre terrorizzata di riaprire i miei libri dopo, dopo, dopo tempo perché, perché trovo degli errori perché poi non mi piace più la grafica invece devo dire che in que, quei libri mio padre adesso sono attualissimi Bellissimi. e oltretutto ehm, poi con le tavole ehm, soprattutto tutti questi devo dire con le tavole appiccicate a mano cose che al giorno d'oggi sarebbe quasi quasi impossibile perché è un lavoro manuale quindi immaginate i costi però all'epoca cosa facevano stampavano il bianco e nero in grotto calco piana, che quindi era anche una tecnica di stampa molto particolare e poi poi appunto appiccicavano alle tavole a colori e, ehm, e prima ne, abbiamo, ne ho sentito parlare nelle vostre conversazioni c'era un rapporto diretto fra artista editore non c'erano filtri gallerista e quindi era tutto un mondo più semplice più diretto e' più collaborativo, oserei dire. In quegli anni a Torino poi c'è stato appunto Teishigahara, molti libri che... perché Tapie era molto appassionato del Giappone, quindi i primi viaggi, anche, anche mio padre andò in Giappone con lui e e rimase affascinato da questo mondo, che poi lui portò a Torino, alla a quello che adesso è la Gama, la Galleria d'Arte Moderna. Continuité et avant-garde au Japon è stato un altro di questi libri, Manifest en direct dans un temps autre, Devenir de Fontana, Devenir de Fontana è un altro libro dove eh, Tapie scrisse il testo a Tokyo, in albergo e noi abbiamo l'originale di questo di questo testo abbattuto a macchina sulla carta eh, la carta dell'albergo la carta da lettera dell'albergo tipo trasparente e anche lì il testo era breve quindi mio padre lo allargò moltissimo in questo in, come carattere in questo libro e, e qui fontana scelse innanzitutto lui scelse tutte le opere quindi ancora adesso questo libro è considerato la Bibbia di Fontana, perché appunto, diciamo, anche visto che è una casa d'aste, anche per i falsi, per tutto il resto, questo fa fede. E poi l'idea geniale era stata quella di chiedere agli artisti di disegnare le copertine. Quindi Fontana disegnò questa copertina con un taglio, e poi altra idea geniale, nel, eh, nel libro erano, era, era introdotta c'era un'edizione speciale con 50 copie, con un un, una carta eh, argentata di fontana con un taglio che adesso magari si trovano anche in giro, sì, tu le troverai nelle aste eccetera eccetera. Quindi ehm, eh, poi insomma... Anche i manifesti, Fontana, disegnato, manifesto anche Il manifesto che anche avete fatto vedere sempre prima qui nelle vostre diapositive e di là noi l'abbiamo, eh, lì c'è un fondo bianco, ma in realtà noi abbiamo messo dietro una tela nera, però insomma il manifesto al buco, al buco di Fontana, eccolo qua, lo vedete poi là in fondo. E anche questo è stato stampato alla Pozzo per l'inaugurazione appunto dell'Icar. L'inaugurazione dell'ICAR, ci sono anche tanti belli aneddoti perché c'è un... Eh eh, una fotografia storica che in tutti i libri, c'è anche nel catalogo di Tapie, quello che avevo curato io con Mirella Bandini per la mostra a Torino nel 96, mi sembra, e, eh, dove si vede un po' la Torino dell'epoca e, e in fondo si vede anche in piedi m, Piet, Piero, Pietro Man, Piero Manzoni, poi si vede Paolo Marinotti, Carlo Monzino eh, e, m, e Tapie faceva queste conferenze eh, con diapositive. Dove nessuno sapeva niente, l'école du Pacifique, boh, che cos'è l'école du Pacifique, e, e, e però insomma, portava a Torino un, un mondo anche eh, un mondo appunto autre, tutta una morfologia autre di artisti che lui trovava in giro per il mondo. E i libri sono serviti e meno male che sono stati fatti a documentare tutte queste storie. E, mh, ieri volevo leggervi questo, facendo un una ricerca negli archivi di mio padre che sono immensi, ho trovato una relazione del viaggio in America del 61, perché lui tornava e poi faceva delle relazioni. Incontro con Mr. Kutz, uno dei più grandi mercanti d'arte americani, al quale ho proposto una serie di monografie su due importanti pittori americani, Hans Hoffman, visto che ne avete parlato anche prima, e, e, e Conrad Marcarelli. Le due pubblicazioni dovrebbero avere ciascuna le seguenti caratteristiche. 3.000 copie, quindi già per l'epoca un numero enorme, comprendenti 25-30 tavole a colori, 120 in bianco e nero, testo iniziale, ri eh, rilegati in piena tela con sovracoperta e plasticata a colori, formato 30x28,5. Ecco, anche questo formato un po' particolare che aveva car caratterizzava molto la collana perché ti permette di, ehm, di, di stampare bene le fotografie, di dare aria al testo e tutto. Per entrambe le opere, il mercante provvederà a sue spese all'invio di tutto il materiale necessario, bianco, nero, colori e testo, e in più come partecipazione darà un quadro di ogni artista del valore di 5.000 dollari. Ora, io so che uno di questi quadri di Hoffman, che poi transitò per questa monografia, ora chiedono 3 milioni di dollari. Quindi, insomma. <ride> Eh, ecco, ehm, riteni importante questa mia iniziativa, i fatti mi hanno dato ragione, al fine di stabilire un concreto accordo con un distributore. E, essendo interessato alle due pubblicazioni suddette mi aprisse la strada per una distribuzione in grande scala delle altre edizioni d'arte. Poi Mr. Cutz mi procurò un appuntamento con Harry Abrams che era il più grande editore americano ed Harry Abrams ordinò eh, appunto il libro di, di Tapie sul Giappone, Bram Van Velde e Fontana. Quindi, Senti, Paola, secondo esatto, te questa editoria così viva e questo connubio tra editore, artista e gallerista, quanto ha aiutato mh, questo movimento e anche la divulgazione e la conoscenza in tutto il mondo? L'ha aiutato al 100%. Perché appunto, senza come dicevamo prima, eh, parliamo di un'epoca dove non c'erano i telefonini, dove non c'era WhatsApp, dove, non dove anche la fotografia dovevi fare la foto, svilupparla, mandarla. Ehm, sempre in queste ricerche, proprio ieri ho trovato dei telegrammi, telegrammi degli anni '60, appunto. Non so, di Hans Hartung che dice a mio padre: Non posso venire alla tua mostra, ti chiedo scusa, tanti, tanti auguri. Hans Hartung, cioè adesso tu lo fai col WhatsApp secondo che poi te, va via, quindi, che poi non c'è ecco, più niente. infatti, secondo te. Ora noi abbiamo a distanza di 60 anni ancora questi libri che, come hai detto tu, sono anche un documento di un'epoca storica. Sono una memoria storica. Ora, secondo te, domani che cosa succederà? Ma no, no, non mi fare questa domanda, Vanessa, perché, perché <ride> mi metti contro avere... un mondo. Allora, io. Non ho niente contro il mondo digitale, per carità. Però, ehm, appunto, tutti, tutti noi, tutti voi vi ricorderete che all'inizio c'erano quei dischetti quadrati, i, poi ci sono, arri sono arrivati quei dischetti dove li mettevi dentro il computer. Adesso non, non ci sono più lettori per i dischetti quadrati, non c'è più il lettore per mettere davanti al computer. Quindi tutto quel mondo lì dove va a finire? In una nuvola che poi in, appunto con tutto quello che vediamo ogni giorno, gli hacker, le cose, va tutto via, sparisce tutto. Quindi per me. All'inizio, quando le gallerie americane mi mandavano, o come mi mandano tuttora, gallerie con cui ho lavorato tutta la vita, che a un certo punto hanno smesso di stampare i cataloghi e mi mandano un'email con scritto catalog available, io quel catalog available lo guardo perché sono curiosa, ma poi secondo voi doveva finire nel cestino? Non è che io posso tenere tutte le mail per vedere tutti i cataloghi delle mostre, è una cosa immediata, per cui benissimo. Velocissima. Ve in tema col nostro mondo che appunto va veloce, però non rimane niente. Quindi viva la carta, viva tutto sì, quello che si può ancora Sì, anche perché abbiamo qui dei cataloghi Certo, dove ma ci sono pubblicate le opere eh, della mostra della Gam eh, piuttosto che del Circo degli artisti. Ma io ovviamente. ho anche del, um, degli interi eh, reparti, diciamo, del mio archivio con i, i vostri cataloghi, per esempio della Casa d'Asti Sant'Agostino, che tu giustamente non fai più magari cartacee per, per mille ragioni, però eh, per me invece è bello anche, anche, anche tenerli, anche vederli. Io poi ho molti ehm, ci sono molte persone che fanno delle donazioni al, per la biblioteca dell'Accademia Albertina. E anche lì siamo sempre curiosi di vedere tutti questi cataloghi che arrivano e anche i giovani li apprezzano molto. Noi ogni tanto facciamo dei bibliotour, facciamo delle donazioni, lasciamo ai ragazzi scegliere questi cataloghi di cui magari abbiamo più copie. Fortunatamente sono ancora molto apprezzati. Il libro, i libri sono partiture di emozioni, cioè non, non si potrà mai, il libro non morirà mai, non si potrà mai sostituire con nulla. Quindi. Speriamo. Paola, grazie. Volevo fare solo per un'ultima cosa, visto che siamo in una casa d'aste e un, un riferimento, appunto, a questo quadro di Clifford Still che mio padre pubblicò nella copertina di Morphologie Autre. e l'ho scritto anche nel testo del tuo, del tuo catalogo, fatto a tempo di record, Ecco, per esempio, di questa mostra rimarrà questo tuo catalogo eh, in tutte le nostre biblioteche, nelle biblioteche delle scuole, eccetera. Allora, questo quadro di Clifford Steel cioè, è, un, è, un, è un dettaglio. Nel 2000, e, oddio, ho perso il pezzo. Nel 2011, eccolo qua: allora eh, nel 2011 è stato venduto a un'asta da Christie's per 61 milioni di dollari. E pensate che questo quadro è, è stato eh, a casa mia in quel momento lì quando papà faceva i quadri e nessuno ci credeva. 61 milioni di dollari e, beh, ed, è, ed, è, ed è stato utile per finanziare appunto il museo di Clifford Still in America. Quindi chi, chi ha creduto in quel momento, è stato lui, sì, è chi l'ha vissuto. Certo, chi l'ha vissuto? Grazie Paola, grazie Paola e grazie Stefano. Grazie. Ci sono, ci sono domande? Qualcuno vuole chiedere qualche curiosità? Bene, grazie.